la voglia di un libro nasce anche appunto la voglia di rignettare nei tessuti di questo paese questo tipo di riflessioni. In queste ore, e proprio a Genova, cosa strana, è partita una polemica, forse qualcuno di voi l'aveva seguita, una polemica interessante. Un giorno mi capita di venire a Genova per la laurea honoris causa e mi vestono in maniera ridicola, nel senso che era bello l'ermellino, sono io che non lo so indossare, il tocco pure, sì. Comunque i miei paesani mi hanno sfottuto per una vita per questa cosa e mi hanno regalato pure i fiori, che per uno della mia terra non esiste proprio, i fiori si danno ai morti, insomma una cosa. Però capisco che vengo da territori difficili con logiche che conosciamo in pochi. Fatto è che mi sento di dedicare la laurea honoris causa in legge ai magistrati del Pool di Milano, che in quelle ore venivano accusati in ogni modo. Ricorderete i toni? Bisogna punire i magistrati di Milano. Ora, per chi segue la storia dell'antimafia, forse per chi non la segue quella parola è sembrata una delle tante solite, una boutade solita, per chi segue queste cose la parola punire, soprattutto a magistrati che avevano affrontato con delle inchieste importanti la battaglia alla 'ndrangheta in Lombardia, al narcotraffico in genere, è una parola che ti stringi tutto, ti irrigidisci, non esiste proprio quella parola, non si deve pronunciare per chi ha quel non si deve pronunciare in genere, ma soprattutto per chi ha quel percorso. E quindi, in totale coerenza con quello che credo di essere, cioè uno che racconta queste cose, tutto qui, dedico la mia laurea in legge a questi tre magistrati. Inaspettatamente arriva, dico inaspettatamente perché in genere questa persona non parla molto, però arriva Marina Berlusconi a fare una dichiarazione dove dice che gli faccio orrore perché ho dato solidarietà a dei magistrati che, insomma, sintetizzando il suo messaggio, mettevano in crisi l'ordinamento democratico, e comunque facendo questa dedica negavo tutto ciò per cui mi ero impegnato. Quello che mi ha impressionato è stata l'ostinazione di questa dichiarazione, cioè la voglia immediatamente di prendere le distanze da questa dedica, assolutamente normale per una situazione del genere. La paura perché tu lì non stai parlando ai tuoi. Fin quando parli ai tuoi, cioè coloro che loro considerano già perduti, bravo, è giusto, la democrazia è questo, di la tua, mica hanno paura quando parli ai tuoi. Ma quando rischi di parlare agli altri, c'è anche chi non la pensa come te, lì hanno paura. Inizio a dire, questa dedica magari può risvegliare, era avvenuta in una situazione ufficiale, allora vieni addosso, ma vieni addosso una persona che fa l'editore, è lì il problema. E infatti, rispondendo a quello che io ieri avevo raccontato da Fabio Fazio, ossia che esiste una differenza, io stesso la percepisco, tra proprietà e casa editrice, ma che su di me questa differenza non si è risolta, cioè c'è una grossa contraddizione. Per la seconda volta Marina Berlusconi mi è venuta addosso per una mia posizione. La prima, quando Berlusconi aveva detto una cosa gravissima, purtroppo, aveva detto che scrivere di mafia è un modo per diffamare il paese, e anzi Gomorra e La Piovra avevano dato supporto promozionale alle mafie. Una cosa del genere è doppiamente dolorosa, sia in nome dei caduti, Giancarlo Siani, Fava prima l'ho citato, e potrei fare un De Mauro, insomma una lista lunghissima di persone morte per raccontare, sia perché sta instillando un'unica cosa nel paese, dannazione, l'omertà, pensando che il silenzio sia un modo per risolvere queste cose, quando in realtà è esattamente il contrario, ed orgogliosamente il contrario. Un paese che racconta le proprie contraddizioni è un paese sano. Tra l'altro l'Italia può insegnare al mondo l'antimafia, e lo fa, i messicani, i colombiani,
i peruviani, gli americani, i canadesi, i russi, se devono affrontare il tema mafioso, chiedono agli italiani. Quindi è esattamente il contrario di quanto è stato detto. È la forza del paese raccontare e criticare, non diffamare. E questa cosa ovviamente aveva turbato tutti. Quello che mi impressionò è che Marina per la prima volta esce pubblicamente e dice di condividere il padre, ma che mi avrebbe lasciato la possibilità, perché l'editore è libero, di scrivere quello che volevo, ma condivideva. Che certi libri vanno, perché dovrebbero essere scritti certi altri libri e non soltanto libri che si occupano di questo aspetto. Prima volta. La seconda volta questa appunto sempre a Genova. E oggi, guarda caso, un'altra volta a Genova una risposta nuova, dicendo no, carissimo, io sono un editore libero di criticarti, mica devo condividere tutto quello che pubblico. E qua un'altra volta sarebbe una trappola credere a quello che stai dicendo. È vero che un editore non condivide, può non condividere, anzi è un liberale, un editore liberale può non condividere quello che pubblica o quello che manda in onda, per esempio. Ma deve avere la responsabilità di essere editore, quindi di considerare le varie posizioni. Se tu mi vieni addosso, se tu critichi, se tu sostieni che difendere i magistrati è una cosa orrida e scrivere di mafia è un modo per diffamare l'Italia, stai parlando da editore o da figlio di Berlusconi? Questo è il meccanismo. Però lei dice forse di essere a giorni alterni, perché lei dice, cioè lunedì parla da editore, martedì da figlio del Presidente del Consiglio. E questo, e lo so, è una questione sottile, ma la responsabilità, per esempio, anche della RAI, mica il direttore generale deve sopportare tutte le trasmissioni, nel senso condividerle. Lui deve garantire che quella trasmissione sia corretta, in qualche modo. Dopodiché, se prendi le distanze, se la fossi, se non dici quali sarebbero gli elementi di scorrettezza, se non dimostri, beh, allora non stai facendo il compito di editore. Io sono libero di criticare, diranno, come dice Marina. Attenzione, se tu sei libero di criticare, ma non fai l'editore. Tu devi fare l'editore nel momento in cui mi scegli. Mi puoi non scegliere, ma nel momento in cui mi scegli, a quel punto devi avere la responsabilità. Ecco perché, la responsabilità di farmi fare il mio lavoro. Ecco perché è molto complesso in questo paese cercare di riflettere sui confini poi della libertà di espressione. Sto parlando tanto, ma si ricongiunge infine alla vicenda della macchina del fango. Stavo parlando della libertà di espressione. Perché se tu apri il computer, accendi, ti metti a scrivere, sai che stai scrivendo un pezzo contro qualcuno, ma dal giorno dopo quel qualcuno ti fa uscire. Quel giorno in cui tuo figlio è stato fermato alla manifestazione aveva un po' di fumo addosso. Quel giorno in cui tuo zio è stato. Quel giorno in cui hai avuto problemi con tua moglie e hai avuto una relazione con. Quel giorno in cui. Tutte cose che fanno parte di una cosa sacra, la privacy. Perché è una cosa sacra? Perché una cosa personale è difficile da raccontare, perché è tua. Perché se io prendo una cosa di chiunque di noi, una cosa sola, e la dico qui, uno si sentirebbe aggredito, perché dice no, aspetta, tu hai raccontato questo, ma io ti devo raccontare come sta la cosa, no? Questa è la delegittimazione. Allora lì ti arriva la libertà, inizia a incrinarsi. Perché tu quell'articolo, già beh, il computer lo spegni, lo evitiamo. Questa è la libertà di stampa compromessa. E cosa ben diversa, è una vicenda di reato, non di privato. Nel momento in cui avviene il reato, che sia in privato o non in privato, è quella la dinamica. Il problema è che oggi ci vogliono far credere e terrorizzare, dicendo vi piace fare l'amore? Sarete considerati dei viziosi. Parlate a telefono con frasi accalorate con la vostra fidanzata, vi intercetteranno. Vi piace vivere stando tra amici a casa, facendo quello che volete? Vi entreranno in casa, vi sequestreranno, vi arresteranno. Balle. Non è vero niente di tutto questo. Lì non si entra nel merito delle tristissime serate che emergono da quelle inchieste.
ma si entra nel merito di un reato presunto, nel senso che ovviamente che deve essere dimostrato, il percorso si dovrà fare, ma è un'altra vicenda. Così come i puritani in piazza, che ha l'ennesima solito giochino, cercare con una parola semplice di risolvere, no? Migliaia di donne scese in piazza, una delle più belle manifestazioni degli ultimi 20 anni, che dicono esattamente il contrario, che dicono che vogliono vivere una sessualità libera, il sesso come gioco, il desiderio, l'amore, il sentimento, la bellezza, esattamente il contrario di quello che può essere ascritto al puritanesimo, all'ipocrisia. Ma che tutto questo, c'erano persone prostitute, che tutto questo non sia determinato dal potere, che non sia determinato dal satrapo, e soprattutto che quelle stanze e che quelle stanze non siano la selezione della classe dirigente. Tutto qui. Quindi c'era una grande differenza. Non dire che schifo, che cosa immonda la velina, ma dire attenzione, se si riduce tutta la bellezza a quello, si sta dicendo una bugia. Forse anche quello sarà bellezza. E se ben vengono le persone che vogliono quella bellezza, ma esiste un'altra bellezza, esiste un altro modo di esistere. E forse questo è stato soffocato. La sessualità libera, il gioco, il sesso come gioco, certo che c'è, ma lì non era questo. Lì abbiamo visto delle persone che facevano questo come scambio, come racket, per mettere sotto estorsione una persona, per ottenere qualcosa, è un'altra cosa. E quindi dire, attenzione, noi vorremmo un paese dove si ricorda a tutti che la libertà sessuale è un'altra, che il gioco d'amore è un altro. Hanno paura di tutto questo. Loro hanno bisogno di comparare. Moralisti, immondi, gente che non vive. Questa, no? La trappola in cui che vogliono far scattare. A cui puoi rispondere solo col sorriso, la voglia di dire questo paese si vuole cambiare perché si vuole essere felici. Questo è il primo elemento. Qual è, questa è una frase meravigliosa che diceva Isaiah Berlin, qual è il primo giudizio che politico che dà una persona, anche se non ha mai letto una pagina di politica, se è felice o no? Certo, la felicità è fatta di tanti elementi molto privati che spesso non sono decisi dalla società, ma insomma, se tu ti senti sereno, se in qualche modo senti che impegnandoti puoi realizzarti, beh cavolo, quello è un giudizio sul governo, quello è un giudizio sul tuo paese, sulla storia del tuo paese. Vittorio Bodini, poeta meraviglioso, pugliese, scrive i contadini che usavano foglie di xantillaca, che sarebbero le foglie di tabacco, sotto l'ascella, per fingere, no, di avere le febbre e non partire militare. Lui diceva che quelle febbri artificiali erano il giudizio sul governo e sulla storia. In fondo è questo, la prima cosa da dire è sei felice? La prima domanda che io farei per capire come sta un paese, ma sei felice? Poi è chiaro, se la persona ti dà una risposta molto privata sta afferendo a qualcos'altro, ma se ti rispondi sul lavoro, se ti rispondi sulla casa, se ti rispondi sull'ansia, se ti rispondi sulla paura, ti sta dando un giudizio politico. È proprio su questo che bisogna ragionare. E proprio questa è stata la bellezza di quella manifestazione. Era una manifestazione fatta in nome della felicità e non dell'infelicità che emergeva da quei documenti, che comunque andranno a finire, comunque andrà a finire quel processo, descrive un clima triste, solo, terribile, il contrario di una festa o di come uno immagina debba essere la felicità.